Me ne presta? Gliela riporto subito. Maria, e dica a suo padre che farebbe bene a togliere il saluto a quel suo amico giornalista. Maria! Legga! Ginnastica esibizionismo! Ma cosa è la roba? Ma attenta al tramvai! Ma la fermi, non è mai salita sulla bicicletta prima di ora! Come Maria! Attenzione! Che fate in mezzo alla strada? Sì, Adelaide, guarda una donna in bicicletta. Oh, ma non è possibile! Ma dove si andrà a finire? Ma dove? Dov'è quel mascalzone? Lasciatemi passare! Esigo una spiegazione per questo stupido attacco che ha pubblicato! So che è qui e se lo trovo, mi lasci passare! Ah, eccolo lì! Signor Cecconi, non sia vigliacco, non si nasconda, non scappi, venga qui! Che cosa posso fare per lei, signorina gentilissima? Lei ha figli? Due, quasi tre. E non si preoccupa della salute dei suoi bambini? Li vuole con le spalle asimmetriche, i petti gibbosi, gli addomi prolassati, le ginocchia torte? Ma per carità, signorina, io vorrei che crescessero belli come lei. Allora, come osa parlare male della ginnastica? Esigo una colonna in prima pagina per pubblicare la mia risposta alle sue sciocchezze. Sì o no? Sì. Allora va bene. Ripasserò dopo la scuola per scrivere l'articolo. Troppa ambizione, troppo desiderio di mettersi in mostra. Chi troppo in alto sal cade sovente, precipitevolissimevolmente. Bravo. Va bene così, signorina, abbiamo visto abbastanza. Effettivamente, signorina, lei difende la causa della ginnastica con solidi argomenti.